E vai ragazzi, parte numero 2. Allora, veramente non potete capire. Allora, le ho bollite e le ho pulite tutte una per una. Mi sono messo i guanti da cucina, i guanti di gomma e praticamente le ho spanzate tutte. Le ho pulite tutte, ve le faccio vedere, guardate alla luce. Sono diventate ora fantastiche. L'odore è cambiato completamente e ora ci prepariamo per la fase finale. Allora ragazzi, io qua, come dice Moira Orfei, infrangerò le regole. Allora, pronti, partenza via. Allora, si buttano le patelle nella padella a saltare con aglio, olio, peperoncino. Questo olio mi sembra pochino, ne mettiamo un altro pochettino. Il prezzemolo ha preso sapore. Ho infranto le regole, cioè, praticamente cosa ho fatto? Ho sciolto un cucchiaino di estratto di pomodoro, in un poco di acqua calda perché voglio dare quel pizzico, praticamente non ce n'è, di profumo di dolce di pomodoro che va in contrasto col sapore molto forte e marino delle patelle. Ok, allora noi sfumiamo con un goccino di vino bianco, proprio un pochettino, alziamo la fiamma in maniera tale che facciamo evaporare tutto l'alcol. In questa fase cominciamo praticamente con la disposizione dei gamberoni, che vogliono veramente poco, ragazzi, proprio una botta da un lato e una botta dall'altro. Ecco qua. Guarda, manco a farlo apposta, abbiamo fatto un cuore di diamanti, un cuore di fiori, ma chi sono io? Babbo Natale. Ok, allora praticamente mentre che si sfuma, voglio fare un'altra. Tu resta là. Un'altra lanciata di prezzemolo, prezzemolo fresco, vivo, praticamente congelato. Ok, prezzemolo fresco, poi c'è una spruzzatina ovviamente che si mette sempre sul piatto per decorare la pasta. Il profumo non ve lo riesco a descrivere, cioè il profumo è tridimensionale, è qualcosa che viene fuori perché giustamente vongoletta, gamberetto, vino, aglio fresco, prezzemolo, insomma ragazzi che ve lo dico a fare. Allora, nella pentola l'acqua bolle per la pasta, noi ovviamente ognuno di voi che calerà per la pasta a proprio gusto, io suggerisco degli spaghettoni, ecco qua, si sente soffriggere? Allora, ovviamente non deve soffriggere molto perché se no la padella diventa dura perché è un mollusco un pochettino calloso. Mettiamo quell'attimo di dolcezza, quindi questa acquetta con un pochettino di estratto. Andiamo a mescolare delicatamente. Ragazzi, il profumo è una cosa incredibile. Io dico, queste cose vanno mangiate a casa. Non avete la più pallida idea di cosa ho levato dalle panze di queste patelle. Cioè, veramente vanno pulite, ragazzi. Vanno pulite uno a uno. Anche se la fate una volta l'anno, oppure venite da me, mi date 100 euro a persona e ve le faccio io. Ma vi giuro, le bollisco due volte, le pulisco col sale, pulisco le panze. È un lavoro incredibile che ne vale la pena. Praticamente è meglio di mangiare pasta all'aragosta.